Buonasera, intanto chiedo scusa per il ritardo, ma per una volta, come dicevamo fuori, è colpa della società civile, non dei politici. Presento, in questo modo presento subito e ringrazio Carlo Bonini, che è uno dei due autori dei due libri. In realtà noi stasera presentiamo l'ultimo, ma in realtà utilizzeremo anche un po' il primo, perché nel primo libro, Suburra, Ostia è raccontata. Bisognerà poi a fine serata decidere se è raccontata in maniera reale o se la realtà supera il romanzo o viceversa. E ringrazio anche Alfonso Sabella, che è stato assessore alla legalità al Comune di Roma, e Matteo Orfini, che è attualmente ancora commissario del PD romano. Io parlerò pochissimo, così recuperiamo anche un po' di tempo, però volevo provocare un po' Bonini, perché in questo libro, che è La notte di Roma, viene sostanzialmente raccontata la vicenda politica molto romanzata dell'esperienza dell'amministrazione, dell'ultima amministrazione romana. E c'è una descrizione però del Partito Democratico, Carlo, che io lo dico per la parte che ho vissuto, è molto romanzata, molto lontana dalla realtà. E allora adesso tu uno sforzo lo devi fare, ci devi raccontarci un po' il libro, ci devi però anche spiegare perché l'hai voluta mettere in questi termini. Perché, e poi ci penserà Orfini e Sabella naturalmente anche a fare eventualmente il controcanto, ma in realtà poi a me interessa parlare anche un po' di Ostia, perché questa realtà è una realtà che comunque è stata commissariata per le infiltrazioni mafiose. È un tema serio, delicato. Peraltro giusto ieri, anzi l'altro ieri, noi eravamo qui come Commissione Antimafia, abbiamo fatto una giornata di audizioni, abbiamo ascoltato i commissari prefettizi, una parte consistente delle audizioni, non solo la loro ma anche quella del comandante dei vigili e del direttore del municipio, sono state segretate e sono emersi degli elementi che naturalmente, in quanto segreti, non racconto. Riflessione su quello che saranno anche i prossimi mesi di attività politica del Partito Democratico, che tu hai raccontato nel tuo libro, e te lo ripeto, in un modo che non corrisponde per nulla alla realtà. Però adesso ti ho messo sul banco degli imputati, no, tra virgolette, quindi ti do la parola e ti ringrazio ancora per la disponibilità. Innanzitutto grazie dell'ospitalità questa sera e anche dell'opportunità di questa chiacchierata, che mi fa piacere, insomma, per molti motivi, non soltanto perché l'occasione è il romanzo La notte di Roma, ma perché sono affezionato, non solo, sono un romano. Per fortuna ho trascorso anche un lungo periodo della mia vita lontano da Roma, però sono romano, amo la mia città, conosco Ostia da quando sono un bambino e quindi voglio bene al PD, l'ho persino votato più volte e quindi, come dire, sono tutte questioni che mi riguardano, no? E quindi mi fa piacere parlarne, perché poi sono questioni che mi riguardano, almeno ritengo mi riguardino. E quindi rispondo subito a Stefano. Allora, innanzitutto, La notte di Roma è un romanzo, e la bellezza in qualche modo di scrivere dei romanzi è quella di poter anche serenamente divorziare a un certo punto dal dato di realtà. Soprattutto, questo vale soprattutto per La notte di Roma, che a differenza di Suburra, in Suburra
Io e Giancarlo De Cataldo abbiamo scritto su Murra nel 2012, e il libro poi è uscito nel 2013, a settembre del 2013, e praticamente scrivevamo in una sorta di spazio vuoto di sordi e di ciechi. Intorno a noi accadeva, ritenevamo di aver visto accadere cose macroscopiche. Nulla e nessuno sembrava voler raccogliere quelle sollecitazioni. E quindi l'idea fu quella, era quella di scrivere, salvo come dire le solite sciocchezze, cioè io ogni volta che accadeva qualcosa a Roma la domanda, il riflesso pavloviano era: ma la banda della Magliana, cioè si continuava ad evocare una storia che non esisteva più, perché quella banda non esisteva più, non esiste più in quanto tale. E però invece nessuno si faceva due domande o sembrava interessar nulla di quello che accadeva ad Ostia, dei Fasciani, dei Triassi, degli Spada, dei Casamonica, dei Carminati, che adesso sono diventati invece cognomi che con grande allegria e spensieratezza tutti possono pronunciare. Io pensate che quando presentai Suburra venne a Ostia, era il 2013, e ricordo ancora la sala era molto più vuota, non era il PD che organizzava, ma erano pochissime persone. A un certo punto si alzò un signore in fondo dicendo: lei faccia i cognomi veri anziché scrivere romanzi, voglio sapere quali sono i cognomi veri. E io dico: certo, se lo chiede in modo così gentile, no? Quindi quello era un romanzo che in qualche modo provava a rompere una crosta di disattenzione, talvolta dolosa, in altri casi semplicemente colposa. Con La Notte di Roma abbiamo fatto un'operazione diversa. La Notte di Roma, noi abbiamo scritto questo romanzo in modo diacronico, cioè abbiamo provato a immaginare, a metterci parallelamente a quello che stava accadendo, che si annunciava sarebbe accaduto, e abbiamo, per provare a raccontare un pezzo che in Suburra era accennato, abbozzato, e che qui invece ha una sua centralità, e che riguarda il PD, riguarda anche il PD, cioè ci sono, il romanzo ruota intorno a una, adesso non ve lo racconto tutto, ma insomma è la parabola politica di un sindaco più o meno riconoscibile, che nel romanzo si chiama Martin Giardino, detto il tedesco, un uomo con un forte tratto narcisista, che ha accanto un vice sindaco, un trasformista, un uomo che viene da esperienze politiche di centrodestra, che ha cambiato più volte cavallo e che in qualche modo è accompagnato e sfidato da, intorno al quale si consuma il duello tra le due anime della sinistra a Roma, che qui vengono ovviamente fortemente caratterizzate da due personaggi, un ex senatore rottamando o rottamato del PD e una giovane invece, giovanissima, bellissima deputata del PD che in qualche modo sogna di diventare sindaco al posto di Giardino e che ha il piglio, il tratto, la cultura, l'aggressività, no? Tipica di una delle anime del PD, che non è la sola, non è quella che la riassume, ma è una delle anime del PD. Allora dice, vabbè, quanto c'è di vero, quanto c'è... Allora, ripeto, non è un pezzo di cronaca. Se avessi voluto fare un pezzo di cronaca avrei dovuto raccontare nel romanzo, se avessi voluto fare un saggio o un reportage avrei raccontato altro. Non so se sarebbe stato più o meno lusinghiero, questo è tutto da vedere, nel senso che la galleria di mostri, no? Di cui si è avuto percezione in questi mesi, da quando è cominciata poi l'esperienza del commissariamento, e io poi come giornalista ho avuto accesso a una parte, ma immagino che Orfini avrà visto di peggio. Dico, esiste un problema, cioè se oggi Roma ha un commissario, se, se le prossime elezioni politiche sono una grande incognita, sono incredibilmente una grande incognita, mi viene da dire, perché dopo l'esperienza del centrodestra nessuno avrebbe scommesso che questa città non sarebbe stata governata per molti anni di nuovo dal centrosinistra, dopo la catastrofe del centrodestra. Invece questa
questa cosa non è una certezza, tutt'altro che una certezza in questo momento. Dicevo, se tutto questo è accaduto è evidente che c'è stato un problema. E c'è stato un problema, secondo me, non tanto, e qui insisto sul punto del romanzo, non tanto e non soltanto per la qualità di una classe dirigente del partito romano, scadente a mio personale avviso, ma per un baco che si è mangiato il PD romano, e che ha, secondo me, poi un'eredità antica, risalente nel tempo. Cioè, è un modello, un'idea di gestione, di cogestione della città, dove il partito ha smarrito progressivamente il suo orizzonte, non solo etico, ma proprio il suo orizzonte politico, per cui alla fine governare la città è diventata gestione, o peggio in taluni casi cogestione del potere. Non è un caso che qui al tavolo con me ci sono tre persone del tutto eccentriche rispetto, cioè, Stefano è un piemontese, col massimo rispetto dei piemontesi, e quindi sicuramente è eccentrico, no? Cioè, e non è un caso che sia stato lui ad essere stato mandato ad Ostia, cioè, come se in qualche modo il partito non fosse in grado di auto-emendarsi. Orfini, viene da un'esperienza politica nazionale, Sabella viene da un tribunale della Repubblica e non ha incarichi nel Partito Democratico. Quindi è chiaro che se è stata necessaria questa discontinuità così forte anche nelle persone, è evidente che c'è un problema di personale politico. Ho la sensazione, penso, che ci sia stato e ci sia tuttora un deficit anche di cultura politica. Allora, io ho una mia idea, e cioè ho l'idea che se questa città è stata governata nel bene e nel male, avendo in testa il modello Bettini, lo dico perché siccome è una platea, sappiamo di che cosa stiamo parlando, cioè do per scontato che il riferimento a quell'esperienza politica sia noto a tutti, ma siccome il PD ragionava, ha continuato a ragionare con quel modello in testa, io penso che quel modello sia, non solo abbia fatto il suo tempo da anni, ma che vada urgentemente aggiornato. Lo stesso Ignazio Marino era espressione di quella, di quel modello politico lì, perché poi ognuno se la racconta o la racconta a posteriori come vuole, ma io ricordo come fu scelta la candidatura di Ignazio Marino, cioè come venne appoggiata. Poi ci furono le primarie, certo, tutti si espressero. Ma a me faceva sorridere quando Marino diceva che aveva avuto il 64% delle preferenze. Certo, è vero, aveva avuto il 64% delle preferenze alle primarie, ma ricordo chi votò Marino alle primarie. Cioè, Marino ebbe l'appoggio della segreteria nazionale del partito. Marino fu scelto dall'allora segretario del partito, che era Bersani. Né più e né meno, fu battezzato da Bersani. Quindi, e perché questo era accaduto, e qui torno al romanzo, perché in qualche modo, questa è un'idea che io ho, quel partito romano lì aveva bisogno che il sindaco fosse un po' pulcinella in mezzo ai suoni. No? Marino era, da questo punto di vista, questa è l'analisi che io faccio, e la faccio pubblicamente perché l'ho detta anche, mi è capitato di dirla anche a Marino personalmente, cioè la vanità, il narcisismo dell'uomo era funzionale perché si riteneva, evidentemente sbagliando, che il sindaco sarebbe andato in giro a tagliare nastri e a prendersi gli applausi. Il partito romano avrebbe fatto poi il lavoro che doveva fare, no? Come si doveva fare e con chi andava fatto. E poi lì la frittata e la maionese è impazzita, perché Marino ha cominciato a fare qualcosa che non era non era previsto, cioè si è messo in testa a un certo punto di fare davvero il sindaco, e questo non era previsto. Non era previsto però neanche, non erano stati contemplati gli effetti collaterali del carattere e della natura dell'uomo. Come dicevo prima, un narciso, per questo poi nel romanzo racconto questo Martin Giardino come un narciso, perché in politica la politica non può essere un fatto personale, e a un certo punto Marino, ma non nella fase terminale della sua esperienza, direi
dal dicembre del 2014 in poi ha vissuto la sua esperienza politica come un fatto personale. E questo è un problema in politica. E poi non ricordiamo quello dei pezzi che si è perso il partito. Marino, diciamo, fino al dicembre del 2014 non sapeva neanche chi fossero i fasciani, che cosa fosse, cioè l'idea che questa città avesse un problema di crimine organizzato, che addirittura alcuni municipi fossero così infiltrati quindi da aver perso la sovranità sul loro territorio, era circostanza che gli era del tutto ignota. Ve la metto lì e poi non vi annoio più, vorrei sentire quello che ne pensano i miei interlocutori al tavolo. Nel giugno del 2013 Marino era stato appena eletto. Io feci una lunga inchiesta su Ostia, che venne pubblicata una settimana o 10 giorni prima che poi ci fosse la prima grande operazione Alba sulle spiagge, Alba Nuova. E ricordo che andai da Marino, che era sindaco da poche settimane, e dissi: guardi, io ho fatto questa inchiesta, eccetera, volevo parlare con lei della criminalità organizzata, Ostia. Mi guardò, mi scelte nel suo ufficio, mi guardò con un'aria molto interrogativa, tra l'altro di quell'intervista è stata tutta video registrata, quindi non mi sto raccontando una sciocchezza. E mi disse: ma guardi, io penso che Ostia abbia delle dune meravigliose che vadano recuperate. E per quanto riguarda la criminalità ho lanciato un'offensiva sugli ambulanti. Ora la risposta segnalava un problema, cioè segnalava un problema proprio di non solo scarsa, di assoluta non conoscenza del territorio. La conversazione proseguì con una confusione tra Tordinona e Ponte di Nona, ma questo non è un'altra cosa. Quindi io penso che, ripeto, mi piacerebbe pensare che il romanzo sia un'occasione, questo romanzo è un'occasione per passare qualche ora piacevolmente, che poi un libro, ma mi piacerebbe che potesse accendere, non dico una discussione intorno a un libro in un partito, ma segnalare, rendere le questioni del partito trasparenti nella discussione, perché questo secondo me vi aiuterà anche a scegliere un candidato vero, un candidato che può far bene come sindaco, che non solo può far bene al PD, ma può far bene alla città, a Roma. E io penso che il PD lo possa trovare, se la logica però non è quella di Chiara Visone, del personaggio del romanzo, perché se la logica è quella di Chiara Visone, credo che il PD rischi di andare a sbattere di nuovo.